Sono tornati a protestare gli operai della Bellice Ambiente. Da questa mattina si sono riversati a piazzale Giambattista Quinci per richiedere con forza i soldi che erano stati promessi subito dopo l'incontro che la Sonia Alfano, il commissario della Bellice Ambiente, ha avuto con i tecnici del comune. Così come non se ne andranno coloro che da questa sera hanno inscenato una protesta a suon di tamburi di fronte agli uffici comunali. Sette operai si sono barricati sul tetto degli edifici di piazzale Giambattista Quinci e non scenderanno se il sindaco non verrà qui a parlare con loro. Proprio questi operai sono stati sentiti da noi a telefono. Pronto? Pronto, salve. Salve. Buonasera, Telebs, salve. Allora, cosa siete lì da stamattina? Cosa chiedete al sindaco e all'amministrazione? Vogliamo solo i nostri soldi noi, perché abbiamo lavorato, ce le siamo guadagnate, vogliamo i nostri soldi e non ci interessano gli altri che c'hanno loro, già lui, l'Alfano, noi vogliamo solo i nostri soldi, ok? Ma nessun segnale da nessuna parte, né dall'amministrazione comunale, né dall'Alfano, né da nessuna parte? Da nessuno, non è venuto nessuno qua e vogliamo il sindaco qua, perché neanche c'ha le palle e gli attributi per venire qua da noi. Fin quando pensate di rimanere lì sopra? Salve, buonasera, Telebs. Sì. Fin quando pensate di rimanere lì su? Non lo sappiamo, fino a quando il sindaco si presenta qua e ci dice che ci paga tutti gli stipendi. Perché è una vergogna che ancora dopo 5 mesi prende le ditte private per andare a lavorare e noi padri di famiglia dopo 11 anni subiamo queste vigliaccate. Vergogna. Cosa direbbe al sindaco se fosse qui in questo momento? Allora io gli direi, caro sindaco, noi abbiamo dato fiducia a lei, abbiamo votato, però i risultati sono stati negativi praticamente, stiamo morendo tutti di fame. Ho mio figlio praticamente che ha fame, non può andare più a scuola. Mi sembrava che era una persona più umana, che una persona che ci potevamo parlare, invece lei proprio se ne sta sbattendo proprio, scusando la frase, coglione praticamente. Lei non è un sindaco di portare avanti una città, perché ci sta rovinando. Signor sindaco, lei è un grandissimo buffone, chiudo qua la parentesi, che ci sta rovinando, sto arrivando famiglie che noi non possiamo più mangiare, siamo arrivati all'estremità, per favore se ci aiuta, per favore che ormai, se ci aiuta, se ci versa il nostro sangue, abbiamo concluso.